Una processione sul crinale appenninico tra il versante emiliano e quello toscano, un santo portato in spalla e una piccola chiesina dedicata a San Bartolomeo. Ci troviamo alle pendici del Monte Romecchio, quello davanti a noi è il Cusna con i suoi 2120 metri e proprio in questo luogo ogni due anni si danno appuntamento tante persone che provengono in prevalenza dalla Valle di Soraggio, soprattutto dal paese di Metello, ma anche dalla lontana Ligonchio per ricordare un passato fatto di pastorizia ma soprattutto di fede nel nome di San Bartolomeo. Questa credo sia una delle strade di comunicazione antiche tra la Toscana e l'Emilia e quindi dice la nostra voglia di confrontarci e di incontrarci. E dietro ci sta uno dei sensi più profondi dell'appartenenza religiosa, che è quello del sentire che Dio unisce e non divide mai. Si tratta di una celebrazione molto suggestiva e di grande impatto estetico. Infatti osservar portare San Bartolomeo portato in spalla su questo crinale non è cosa da tutti i giorni. La processione nel suo percorso sale anche fino sul monte Ravayanda, un'ottima occasione per apprezzare dall'alto tutta la valle di Soraggio. Poi il corteo ha iniziato a scendere verso la piccola chiesa di Romecchio, ex luogo di riparo per pastori ma anche di preghiera. Una volta arrivati all'oratorio di San Bartolomeo, lì si è celebrato l'incontro con la comunità di Ligonchio, giunta fin quassù dopo quasi tre ore di cammino guidata da Don Giovanni. Abbiamo saputo di questa iniziativa, l'abbiamo detto, ci uniamo dall'altra parte del crinale per fare un momento di preghiera, un momento comunitario insieme, Toscana ed Emilia Romagna, dai, molto, molto semplicemente. La felicità di vivere questa giornata cancella anche la fatica dei portantini del santo. Non è per niente faticoso, veramente, è una cosa che ci viene da ragazzi, non si sente nulla. Ad organizzare l'evento è stata l'Associazione Volontari di Metello, con il contributo della Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana, con lo scopo di far conoscere quei luoghi che nel passato, nel periodo estivo, erano frequentati dai pastori con le loro greggi. Oggi purtroppo di quella pastorizia non rimane praticamente niente, almeno come in questo caso è la fede e l'amore del territorio ad unire i due versanti dell'Appennino.